voce. La mia voce vi aiuterà e vi condurrà sempre più a fondo dentro la mia storia. Ogni volta che sentirete la mia voce, a ogni parola, entrerete in uno stato di rilassamento sempre più profondo, più ricettivo. Ora siete in mio potere. Vi guiderò nei meandri più oscuri della mia storia. Ciao a tutti. Siccome ci troviamo ancora sul set del mio ultimo cortometraggio, abbiamo deciso di spostare l'evento legato alla cena di Rasputin direttamente qua sul set. Le riprese si sono dilungate, però volevamo assolutamente condividere questo momento con gli spettatori, quindi abbiamo deciso di far vedere delle immagini in esclusiva del mio nuovo cortometraggio che farà parte di una trilogia legata agli angeli, dove uno dei protagonisti in questa scena in particolare è Luca Stella. Quindi adesso non dilunghiamoci, come vedete qua intorno a me la scenografia e le luci sono pronte per girare le ultime scene, e ritorniamo invece al motivo per cui siamo qua: Rasputin. Rasputin, alcuni di voi l'avranno visto, altri non l'avranno visto, è un mio penultimo film che tratta della figura del grande mistico russo Grigori Efimovich Rasputin. Siamo qui nell'occasione dell'uscita del film sulla piattaforma iTunes, che permetterà a questo film di essere visto in giro per il mondo. Infatti il film è stato licenziato per tutto il mondo, uscirà in Russia, uscirà negli Stati Uniti, in Inghilterra e nel resto dell'Europa. Quindi mi piacerebbe poter discutere con voi e con gli attori che ci raggiungeranno tramite la nostra tecnologia di Skype, mi piacerebbe discutere un po' di questo personaggio. Innanzitutto, qual è il rapporto che c'è fra il vero Rasputin e il Rasputin raccontato nel mio film? In realtà nell'arco degli anni sulla figura di Rasputin si sono susseguiti tanti nuovi documenti. La realizzazione del mio film viene alla fine della scoperta di tutti questi documenti ed esce un Rasputin completamente diverso da come c'era stato narrato fino a quel momento. In realtà Rasputin era stato narrato come un personaggio oscuro, ambiguo, attento soltanto al denaro. In realtà esce un Rasputin completamente diverso, esce un Rasputin che ricerca di fare della sua vita un'opera d'arte, un uomo che è sulla ricerca di se stesso, in ogni suo atto, in ogni sua azione. E ho cercato di narrare nel film questa figura, quindi la figura di Rasputin, dell'uomo che vuole migliorare se stesso. Un esempio come tanti, lui è arrivato a una certa età, 33 anni, che è logico che è una data simbolica, decide di cambiarsi nome, si fa cambiare Novoi, si fa chiamare, quindi l'uomo nuovo. Anche lui nel suo percorso di cambiamento è un personaggio che ha voluto usare la sua vita come modello per le altre persone che lo circondano. Adesso possiamo chiedere al personaggio che ha interpretato l'omicida, l'assassino di Rasputin, il principe Felix Yusupov, cosa pensa del suo personaggio e cosa pensa del film. Ecco voi, Daniele Savoca. Ciao Daniele! Ciao! Allora, stiamo qui a parlare di Rasputin. Sì. Ti ricordi la nostra avventura, il tuo principe Felix? Cosa ci puoi dire di Felix e del rapporto con Rasputin? Sono passati un po' di anni, però certo, mi ricordo. E mi ricordo che c'era questo amore non ricambiato. Felix cercava in tutti i modi di avere quello che Rasputin non poteva ricambiare, chiaramente, l'amore per lui. Quindi è nato questo contrasto, forte contrasto tra i due personaggi, soprattutto per quanto riguarda Felix, che poi insieme a altri congiurati aveva appunto architettato per l'uccisione di Rasputin. Proprio per questo motivo, soprattutto, perché non poteva averlo come uomo, come amore, e quindi di conseguenza gli è andato contro totalmente cercando di eliminarlo. Com'è stato per te interpretare un personaggio così importante dal punto di vista storico e anche in parte distante da quello che sei tu?
Beh, sì, totalmente distante, perché non, sia per periodo storico sia proprio per tipo di vita. E, no, come tutti i personaggi diversi da te o anche vicini a te, comunque ti danno sempre qualcosa, no? Sempre qualcosa in più nella ricerca, nella possibilità di trovare qualcosa di diverso, di scoprire, scavare nella psicologia, nella psiche di qualcuno che è diverso da te. Guarda, non ci si conosce neanche personalmente, quindi figurati una persona che non sei tu. Però è stato molto, molto formativo, diciamo, come un po' tutte le cose che impari, che vai a studiare per la prima volta. Vuoi dare qualche consiglio, qualche augurio agli spettatori che vedranno Rasputin adesso a livello mondiale? Vuoi dare delle linee guida o un tuo pensiero riguardo Rasputin? Guardatelo, guardatelo e state. La cosa bella del film è che è un continuo incastrarsi di situazioni, come già dal punto di vista della struttura proprio del film, che è stata creata, questi quadri uno dentro l'altro che fanno capire, fanno entrare in due mondi, cioè nello stesso mondo ma in due momenti paralleli, nello stesso tempo, ti fanno vivere come una partita a scacchi, diciamo, quello che sta succedendo in un luogo e in un altro. E quindi guardarlo con molta attenzione, perché gli indizi che costruiscono la storia sono veramente, veramente tanti, e una volta sola, secondo me, chiaramente non basta per comprenderli tutti e per capire realmente qual è il flusso della storia. Quindi guardatelo più volte. Grazie Daniele, ci rivedremo Ok. presto insieme, grazie di tutto. Ah, Ciao. grazie. Miracolo, Svegliati, miracolo. sono venuto ad aiutarti. Il nostro nuovo amico aveva salvato la nostra discendenza reale. Adesso abbiamo qui con noi un personaggio un po' particolare, il personaggio della zarina, uno dei personaggi fondamentali all'interno della storia di Rasputin. Adesso chiamiamo Diana, che dovrebbe essere collegata con noi con Skype. Pronto? Ciao Diana! Ciao Luis! Come stai? Tutto bene, Tutto grazie. bene. Siamo qua a parlare di Rasputin. Cosa ti ricordi di questo film? Ti ricordi di questo nome Alexandra Fedorova? Sì, è passato un po' di tempo, però come poterselo dimenticare? Assolutamente. È stata una grande esperienza, una bellissima esperienza. Vivere un luogo così lontano, dei tempi così lontani, dei personaggi così particolari e intensi. Qual è il tuo ricordo più forte? Ma il ricordo più forte, da un lato, è il personaggio in sé, perciò sia la Fedorovna che poi ancora di più approfondire una figura come Rasputin è stato molto bello. Rapportarsi con una figura così straordinaria è sempre una grande esperienza, perché Rasputin è una di quelle figure, di quegli uomini che hanno veramente tentato di andare oltre l'invisibile, tentare di vedere che cosa si nasconde dietro la realtà, cercare di scovare ciò che così nella quotidianità, nella vita normale di tutti i giorni. Non è facile vedere, perciò questi uomini non sono stati così tanti nel mondo, non sono pure, o non sono così tanti quelli famosi, quelli che sono giunti alla massa, al grande pubblico, perciò è sempre molto bello approfondirli e studiarli. Se vuoi dare un saluto, un consiglio ai nuovi spettatori di Rasputin. Sì, sono contenta del fatto che Rasputin sbarchi su iTunes. Credo che sia una grandissima opportunità, perciò auguro veramente un successo in questo senso sia al film, per tutti, un augurio esteso a tutti
a tutti coloro che hanno contribuito a realizzarlo. Ho sentito che è stato sottotitolato in tantissime lingue, perciò anche questo è una cosa molto positiva. Sono stati tantissimi, volevo dire, i complimenti e i commenti che sono arrivati questi anni relativi al film, perciò sono curiosa di quanti commenti arriveranno nel futuro. Allora, salutiamo Diana, grazie mille, salutiamo anche la Zalina, speriamo di rivederci presto su un nuovo set. Ciao! Ciao, grazie a tutti, ciao! Ciao, ciao! Adesso chiamiamo un personaggio estremamente ambiguo, uno dei dottori che ha contribuito ad avvelenare Rasputin, il personaggio di Lazavert, interpretato da Attilio Cottura. Proviamo a chiamarlo su Skype e vediamo se ci risponde anche lui. Ciao Attilio! Ciao! Come stai? Sto benissimo. Guarda, siamo qua a registrare qualche immagine per gli amici di internet perché uscirà, come tu sai, Rasputin a livello mondiale. Volevo chiederti, com'è stato interpretare uno dei personaggi più ambigui della storia di Rasputin, Lazavert? Beh, è stata una bella esperienza. Anche perché quella storia lì io la sapevo già abbastanza, anche se non si può sapere veramente come è andato quella famosa notte lì. Però la sapevo e quindi mi aveva sempre un po' attirato sto. Poi guarda caso ho partecipato a sto film. E la figura, cioè anche quella che mi è stata data di personaggio di Lazavert, il medico, mi è piaciuto molto perché anche se nella storia ne parlano del medico, però ci sono altri personaggi che sono più, diciamo, più in risalto. Però la figura del medico, dopo lì sul set, come tu hai fatto, hai impostato la sceneggiatura, la storia, diciamo, del film, mi è piaciuto. Com'è stato interpretare questo film? Come ti sei trovato sul set con tutta la gente? Sul set mi sono trovato molto bene, tutto diciamo in interni, ma no, mi sono trovato benissimo. Cosa puoi dire agli spettatori che vedranno Rasputin, perché uscirà in 12 lingue, quindi cosa puoi dire agli spettatori in giro per il mondo? Cosa devono aspettarsi da questo film? Beh, devono aspettare, secondo me, che è un film, almeno a me piace molto, non solo per il fatto che logicamente ho partecipato, ma l'atmosfera che è stata fatta, che è stata creata, le luci, diciamo, l'atmosfera, l'ambientazione, mi è piaciuto molto, cioè l'avevo già visto sul set, ma poi vedendo il film mi è piaciuto ancora di più. Grazie Attilio, speriamo di rivederci presto su un nuovo set, sicuramente ci rivedremo nel nuovo film, grazie ancora di aver contribuito a questo messaggio. Ah, niente. Grazie. Ciao. 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 Come può essere ancora vivo? Quali sono i suoi poteri? Adesso proviamo a chiamare un personaggio molto particolare, un attore col quale ho lavorato in tantissimi film, che presta la voce del narratore all'interno del film Rasputin, un attore, un uomo che molti di voi conosceranno, una star internazionale, e adesso proviamo a contattare al telefono l'attore Franco Nero. Vediamo se ci risponde. Telefono squilla. Ciao Franco, siamo qua con gli amici del web per lanciare Rasputin. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Sono appena rientrato da Londra. Ah, ma sei sempre in viaggio, sempre in viaggio. Lo so. Beato te che ti diverti e vai in giro per il mondo, così vedi un altro aspetto del mondo del cinema. Sì, assolutamente.
Allora, Franco, due parole su Rasputin. Com'è stata la tua esperienza di narratore, di voce narrante di questo film? Beh, è stato molto interessante. Narrare la storia di una delle persone più interessanti che ci siano mai stati nella storia. Parliamo di questa, di questo grande personaggio che era un monaco, che era il consulente dello zar, era anche un grande mago, insomma, veramente è stata un'esperienza molto positiva. Noi siamo qui oggi per celebrare l'uscita del film a livello mondiale. Esce in 12 lingue attraverso il web, attraverso due canali particolari, uno si chiama iTunes e uno si chiama Google Play. Tu cosa ne pensi? Cosa ne pensi della diffusione? Adesso diamo un'anticipazione ai nostri ascoltatori che quasi sicuramente saremo di nuovo a fare un film insieme, giusto? Beh, sicuramente, lo sai che io lavoro volentieri con te, abbiamo già lavorato per 4 volte, non so quante volte, però ormai dobbiamo continuare a lavorare assieme. Assolutamente, assolutamente. Grazie Franco per il tuo tempo, speriamo di rivederti presto, di lavorare subito insieme. Grazie mille. Va bene. Ciao Franco, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti di essere stati fino a questo momento con noi, di aver dedicato parte del vostro tempo a seguirci. Spero che possiate vedere il film Rasputin sia su iTunes che su Google Play, basta cercarlo in rete, lo troverete facilmente. Una cosa importante che vi chiedo, se avete l'occasione di vedere il film, di scrivermi o sulla pagina Facebook o negli altri miei contatti per dirmi cosa ne pensate e soprattutto per permettere a un personaggio di Rasputin di ritornare agli occhi del pubblico e riscattare in parte la sua figura. Adesso un ultimo saluto qui dal set di Meccanismo, che speriamo che possiate vederlo presto. Ciao a tutti e buona visione. Ciao ragazzi, un augurio e un saluto a Rasputin. Ciao ragazzi, in bocca al lupo per questa ulteriore uscita di Rasputin, nella speranza che il cinema di qualità possa di nuovo avere la visibilità che merita. Ciao. Ciao a tutti, sono Ludovico, ho lavorato nella troupe di Rasputin. Ci tenevo, ora che esce su iTunes, a fare un grosso augurio a tutta la troupe, a Luis, e perché questo film possa avere ancora più successo grazie alla diffusione su iTunes. Mi auguro che il numero di visualizzazioni sia bello, bello consistente, e faccio un in bocca al lupo e vi saluto. Ciao. Un augurio speciale a Rasputin, che domani uscirà su iTunes. Un film indipendente in cui ho avuto l'onore di partecipare attivamente. Un saluto a tutti.